Ah, vero. Ormai la strada è fatta. Ci vediamo dopo. Libera. Sì. Dobbiamo mettere dei guanti per i pesanti, non sono più grandi. Adesso appena arrivo alla base lo faccio. Ci avrai già, sì, i guanti strappati. Sì. Okay. Ciao ragazzi. Ciao. Siete messi? Ascolta, secondo me è meglio che iniziate a uscire, anche perché tra un po', cioè dopo la sera sai com'è, non si vede più il tempo, se è nuvolato non è coperto, c'è ancora il sole, insomma, però è inutile andare a rischiare. Ascolta, ritornate al campo, quando siete lì ci sentiamo di nuovo. E dopo ogni quarto d'ora così vi mettete in comunicazione, 20 minuti così mi mettete in comunicazione. Che vi so dire anche nei passaggi che possono essere, vediamo il tempo a seconda anche dove siete, no? Perché ormai fermarsi oppure proseguire. Tipo lì del passaggino, quello, sai quella stettoietta orizzontale? E, no, quella uscendo dal campo, no? Risali mi pare un paio, un due, tre pozzi. Poi c'è una zona fossile, c'è altri due, il meandro, e nel meandro c'è quel passaggino, questa toia che devi prendere orizzontale, passare prima coi piedi scendendo, no? Ecco, prima di arrivare lì magari ci sentiamo. Va bene, ciao!
Christ. I am an anarchist. Don't know what I want, but I know how I get it. I wanna destroy the passerby, 'cause I wanna be. Your future dream is a shopping scheme, 'cause I wanna be an arcade. Stretti e scomodi, dove la persona che avanza è sempre costretta a portare lo zaino in mano intanto, quindi mai in spalla, e poi è costretta a camminare stando non sul fondo del meandro, ma sempre in opposizione, cercando di stare sollevato dall'acqua, anche perché il meandro in basso è molto stretto e quindi se tu vai in basso rischi di incastrarti, quindi non puoi andare avanti. E però quello che c'è di bello è che poi da meno 150 in poi la grotta comincia a allargarsi, prende, io gli dico che prende respiro, no? Come se uno fa un grosso respiro con i polmoni, quindi si allarga. I got me some horses to ride on, the savior, your demons can go there. So I got me some horses to ride on, to ride on. Poi un'altra bella cosina ce l'abbiamo qui almeno 400, che è il pozzo Badaboom, che fino a quest'anno è il pozzo più profondo che avevamo trovato. Infatti è un pozzo di 100 metri e gli abbiamo dato questo nome Badaboom perché l'anno in cui l'abbiamo trovato siamo scesi fino all'inizio di questo pozzo, abbiamo messo giù una corda da 50-60 metri, ho cominciato a scendere e pensavo di arrivare in fondo, poi invece quando mancavano una decina di metri dalla fine della corda mi sono fermato, ho appoggiato le mani sulla parete rocciosa e mentre mi appoggiavo si è staccata un'enorme lama, è caduta giù e quando poi è toccato il fondo ha fatto un rumore incredibile, questo badaboom che è tornato su con l'ego e ha veramente capito che il pozzo non finiva lì, anzi io, la cosa che ho pensato, dico ma dove cavolo vado con questa cordina da 9 mm? Situazioni difficili perché c'era un posto bassissimo praticamente dove poter passare, che era lo stesso
la stessa via che segue l'acqua, ma l'acqua riusciva a passare e noi no. Abbiamo tentato invano di forzare questa strettoia, ma non ci siamo mai riusciti. E stavamo veramente per abbandonare l'idea di proseguire quando fortunatamente abbiamo visto che lì vicino c'era un pozzo con una finestra in alto. Si trattava di risalire questo pozzo in arrampicata e sperare che di là c'era qualcosa. Siamo stati fortunati perché siamo riusciti a fare questa arrampicata a meno 6 a 20, quindi una piccola arrampicata alpinistica, con sorpresa e con gioia anche questa piccola finestra che era in sommità al pozzo immetteva in un'altra zona verticale della grotta, una zona tra l'altro dove non c'era più acqua, quindi una zona più antica, quindi che noi chiamiamo fossile, e quindi siamo stati molto fortunati. Abbiamo cominciato a discendere questa parte fossile e che è risultato un pozzo lunghissimo poi. Questa discesa è lunga 260 metri, quindi un pozzo veramente gigantesco che ci ha portato a meno 8,50. Ma oltre la bellezza del pozzo, la nostra gioia è stato il fatto che siamo entrati in questa zona fossile, quindi che la temperatura della grotta si è immediatamente alzata. Adesso siamo arrivati alla fine di questo pozzo che ci ha portato a meno 850 metri, dove inizia quest'altra galleria suborizzontale con moltissimo vento, e il vento in grotta, lo dicevo, è un buon segno, e magari chissà che non riusciamo a trovare un secondo ingresso, oppure non troviamo un altro ingresso ma continuiamo a scendere, quindi superiamo questi 1000 metri, e allora la cosa si fa veramente difficoltosa e ci vorrà veramente voglia, forza e capacità per andare avanti. Shut up!